Buongiorno a tutti, siamo con il professor Daniele Novara, autore di numerosi libri, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi. Allora, professor Novara, iniziato un nuovo anno scolastico, la gran parte dei docenti sono vaccinati, molti dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni sono vaccinati. Però sembra quasi sempre che la scuola sia il centro, il focolaio dell'infezione. L'uso delle mascherine continua a essere obbligatorio in un ambiente dove andrebbe quantomeno rivista e ripensata la sua applicazione. C'è qualche cosa che non va nel mondo della scuola? Ci aiuti a capire. E beh, per forza, la scuola è l'ambiente più sicuro per antonomasia in questo momento, non è assolutamente un focolaio, questo era già stato dimostrato durante la primavera 2021, quando i dati raccolti erano eccessivamente concentrati sulla scuola e avevano portato a un picco, come dire, di riscontri, di contagio che però epidemiologicamente non avevano una correlazione significativa, semplicemente perché se tu cerchi contagi solo in un certo ambiente, poi trovi ovviamente dei risultati che non sono comparabili col resto della popolazione. C'è questo pregiudizio che viene mantenuto, cioè la scuola vista come assembramento, ecco, come assembramento. E la stessa cosa non vale, per esempio, nello sport che viceversa, ha ottenuto vari allentamenti delle restrizioni. Oggi si può assistere ad eventi sportivi senza tutte le preoccupazioni che aleggiano sulla scuola. È problematica la faccenda perché la scuola ha bisogno di una serie di condizioni per essere scuola, altrimenti diventa, come dire, inutile andare a scuola. E allora tanto vale fare le video lezioni. In un certo senso, il non allentare le restrizioni sembra quasi voler mettere sullo stesso piano l'andare a scuola con lo stare nella DAD. Perché se tu a scuola devi tenere la mascherina, devi stare a distanza, devi fare l'intervallo nei banchi, entri a scuola in orari totalmente scaglionati, non puoi avvicinarti ai compagni di un'altra classe, devi stare nella tua bolla, quasi quasi uno dice, ma è meglio starsene in DAD, così almeno non teniamo la mascherina. Ed è un equivoco veramente enorme, perché all'inizio dell'anno scolastico c'è stata questa gran cassa, no, ecco, mai più la DAD, torneremo in presenza, ho capito, ma non c'è normalità, non c'è nessuna normalità, questa non è scuola. Finché restano le mascherine, addirittura in prima elementare, la scuola non è scuola. Cioè non c'è un incontro, non c'è relazione. La scuola è come dire, condivisione, è un contatto, è un elemento, come dire, anche corporeo, sostanziale. No, non può limitarsi agli occhi, no? Come sostiene qualcuno, ah, con gli occhi ci salutiamo. Ma che stupidaggini sono con gli occhi ci salutiamo? Gli occhi sono gli occhi, non, è inutile scomodare la filosofia, le neuroscienze e quant'altro, il volto, no? Il volto ti dà l'idea dell'incontro. Ecco, e quindi ho fatto vari appelli perché le restrizioni venissero allentate. In che senso? I bambini, i ragazzi stanno soffrendo, questa situazione sta portando difficoltà sul piano emotivo, sul piano psicologico, sul piano mentale. Ecco, allora non possiamo, oltre il danno alla beffa, cioè alimentare anche tutto il settore della neuropsichiatria infantile perché non riusciamo a vedere la scuola come un ambiente normale, diciamo così, un ambiente come lo sport, come un bar,
che ne so, come un cinema, un teatro, ecco, dove le restrizioni si sono allentate. Invece addirittura quest'anno sono andate anche oltre, perché il sistema degli screening è un sistema particolarmente perverso, perché poi se si trova un contagiato, addio, si va tutti o quasi tutti in queste terribili quarantene dietro un videoschermo, e la scuola, la salute in questo modo diventa un calvario. L'anno scorso ci sono state delle scuole che non hanno fatto un giorno in presenza, ma è inammissibile, è una violazione dei diritti. Ecco, professor Novara, lei prima accennava al discorso della prima elementare. Mi voglio agganciare a questa sua affermazione per sottolineare un aspetto della contraddizione tra questi ragazzi che iniziano la primaria con la scuola, con la mascherina, quando fino a pochi mesi prima nella scuola d'infanzia erano tranquillamente senza mascherina. Ecco, soprattutto basandoci su questa giovane età di questi bambini, come va a inficiare anche su di loro? E certo, alla fine della scuola dell'infanzia, che hanno già 6 anni in generale, insomma, quasi 6 anni, non hanno la mascherina. Fortunatamente, nella scuola dell'infanzia e anche nel nido, ma è stata più che altro una scelta opportunistica, perché si è considerato che i bambini così piccoli avrebbero semplicemente fatto fatica a tenere la mascherina. Non tanto per un discorso di riconoscimento del volto, al punto che poi le maestre, nonostante siano vaccinate, devono tenere la mascherina. Il punto è che improvvisamente, 2 o 3 mesi dopo, in prima elementare, ecco che devono metterla. Non è chiaro, non si capisce, qualcuno lo dovrebbe spiegare. In Francia e nel resto d'Europa le scelte sono andate in un'altra direzione. Noi abbiamo imitato i francesi sul Green Pass, ma non stiamo imitando i francesi sulle normative scolastiche, mantenendo delle restrizioni che i francesi non avevano, ossia fino a 8 anni la mascherina nelle scuole francesi non c'è mai stata, e adesso in tanti dipartimenti la stanno togliendo per tutto l'arco delle elementari. È logico che quelli che soffrono di più sono i piccoli. È logico che un bambino all'asilo nido soffre nel vedere la maestra con la mascherina. Cioè, è in gioco il concetto di salute. Cos'è salute? Cos'è sta benedetta salute? No? Isolare un virus e bombardarlo in tutti i modi possibili, o vedere la salute nel suo complesso. Quello che sappiamo scientificamente è che i bambini non sono colpiti dal virus, possono contagiarsi, ma non si ammalano del virus. Fra i ragazzi ci sono stati una ventina, effettivamente una ventina di morti. Sono tutti dati un po' così difficili anche poi da individuare. Ecco, però i ragazzi sono stati vaccinati, quindi allo stato attuale anche per loro vale quello che vale per i bambini. Il problema sostanzialmente non li riguarda più, ma a fronte di questo, no, li trattiamo come se fossero ancora degli untori, no, dovrebbero uccidere i loro nonni, ma su che base? Quando appunto i nonni sono stati nell'estate 20 quelli che più di tutti hanno goduto del bonus babysitter e sono ancora vivi e vegeti, io stesso sono un nonno, sono qua a parlarvi, ma sono partiti dei pregiudizi. Va benissimo il Green Pass, va benissimo tutto, però si stanno facendo degli errori e si continuano a fare. La salute è un concetto molto più ampio, molto più globale, no? Per esempio, noi sappiamo che la reazione è molto importante, bisogna insistere sui processi di reazione. Perché questo in tutte le parti del mondo è scientificamente accertato che la reazione è la cosa fondamentale. Quindi teniamo areate le strutture scolastiche, non insistiamo solo e unicamente sulla mascherina. Per esempio, la mascherina, se un bambino è al banco, cosa serve la mascherina? Non la tieni neanche al ristorante. Perché deve tenere un bambino di 6 anni al banco? Al banco, fisso. Perché?
teniamo poi conto che a fronte delle norme ufficiali ci sono tanti dirigenti che ci mettono del loro perché non vogliono avere problemi, non si sa mai, non si sa mai, e quindi aggravano ancora di più, non so, anche in qualsiasi cortile i genitori devono mettere la mascherina. Boh, ma se la norma generale dice che la mascherina all'aperto non la metti, perché mentre sei nel cortile scolastico devi mettere la mascherina? Non si capisce. In tutti i casi c'è tutta una pletora di dirigenti, no, che dice trasformiamo le scuole in un ospedale così non ci sbagliamo. Ecco, io dico, capisco le loro paure, però attenzione perché le paure degli adulti rischiano di diventare malattie per i nostri alunni. Ecco, soffermiamoci su un aspetto, perché insistiamo tanto sulle mascherine? Allora, si educa e si educa parlando, ma la comunicazione non riguarda soltanto la parte verbale, si comunica con il corpo. Quindi lei sottolinea il fatto che, ha già detto in altre circostanze, che l'educazione si educa con tutto il corpo e la comunicazione si comunica con tutto il corpo. Ecco perché lei ribadisce il discorso di levare le mascherine. Ci spiega meglio questo aspetto? Allora, io non è che in assoluto dico levare le mascherine, dico di usarle quando servono, no? Se noi facciamo un piccolo assembramento, servono, specialmente se siamo al chiuso. Ma se noi siamo al tavolo fermi, no? Come in questo momento sono seduto in un tavolo, sono fermo, c'è una distanza, che bisogno ho di mettere la mascherina? Nessuno. È solo un eccesso, no? Puoi tenere la finestra aperta, non succede nulla, va benissimo. Areiamo, no? Come bisogna fare. Perché questi eccessi? Allo stesso tempo puoi far mettere la mascherina nel caso di spostamento, va benissimo. Ma se i bambini giocano all'aperto nel cortile, non hanno bisogno della mascherina. Ovviamente tutto questo discorso parte dal presupposto che i dati epidemiologici sono inequivocabili. I bambini non sono stati morbilizzati dal virus, eventualmente contagiati. Ecco, anche sul fatto che il bambino contagi tutta la sua famiglia, non esistono riscontri. Non abbiamo, come dire, dei casi in cui c'è stato un tracciamento preciso bambino-adulto. Abbiamo semmai dei tracciamenti adulto-bambino. Ma ecco, io non voglio adesso fare quello che non è il mio lavoro, ma purtroppo l'informazione è molto molto carente da questo punto di vista. Ecco, e quindi mi permetto, anche grazie ovviamente alle mie frequentazioni, che essendo anch'io uno scienziato, ma solo come pedagogista, certo poi di frequentare ambienti che mi permettono di avere informazioni più allargate. Ecco, quindi l'appello è molto semplice: usiamo la mascherina solo quando serve, non in maniera indiscriminata, perché fa del male. Non vederci fa del male, crea delle disfunzioni emotive, psicologiche, mentali, cognitive, fa del male. Ecco, un'ultima domanda, cerchiamo, rilanciandomi a questo aspetto della salute. L'ha detto lei, ma l'hanno detto anche tanti psichiatri. La scuola, che non ha solo una funzione educativa, ma anche sociale, sta perdendo questo aspetto qui. Si pensa spesso, ultimamente, per colpa del virus, si pensa esclusivamente alla trasmissione di contenuti e tutto l'aspetto sociale, di socializzazione tra i ragazzi. E quindi di tutta la crescita che hanno questi ragazzi viene messa da parte a vantaggio della bolla da creare, del virus da distruggere. Però sta creando grossi problemi nei nostri ragazzi dal punto di vista psicologico, che ripagheremo nei prossimi anni. Quanto è importante l'aspetto della socializzazione, l'aspetto di educare a far crescere ragazzi resilienti, capaci di affrontare i problemi in maniera positiva? Ma è fondamentale, ossia a scuola, non mi stancherò mai di ripeterlo, è logico che è anche un po' una metafora, però a scuola
gli alunni imparano dagli altri alunni, perché la scuola è una comunità. L'insegnante è un regista che fa muovere, fa fare esperienze, no? Se viceversa è solo un trasmettitore di nozioni, è chiaro che a quel punto può stare anche a casa sua dietro un videoschermo. Non cambia nulla. È questo che vogliono i fautori, appunto, della scuola pura e semplice dei contenuti, delle materie tagliate proprio con il coltello più affilato che c'è, in modo che ognuno coltivi solo il suo orticello, il suo pezzettino, come se la rivoluzione francese fosse solo un problema dell'insegnante di storia, no? Oppure l'ermetismo poetico fosse solo un problema dell'insegnante di letteratura, oppure che la rivoluzione scientifica positivistica fosse solo un problema dell'insegnante di scienze. Ecco, ma siamo ancora fermi lì? Cioè, ha una separazione così banale, diciamo, delle conoscenze. No, come se dovessimo dare i premi Nobel su base, cioè qualcuno adesso si meraviglia che il premio Nobel alla letteratura venga dato a Bob Dylan, ma è logico che la letteratura oggi non è più la letteratura di Dante Alighieri o di Giuseppe Ungaretti, ma per fortuna, dico io, il mondo cambia. Ecco, la scuola riuscirà a prenderne atto che abbiamo bisogno di connettere le conoscenze per andare verso appunto un apprendimento che sia applicativo, no? Che per cui ci interessa che il ragazzo sappia scrivere, non che conosca pedissequamente l'analisi logica, che sappia scrivere in maniera adeguata, no? Così come per la lingua straniera, che sappia parlare quando arriva a Londra. Non che sappia superare un compito in classe sui verbi inglesi. Cioè, bisogna usare i verbi inglesi. Oggi come oggi noi lo sappiamo dalla psicologia dell'età evolutiva, dalle neuroscienze, no? Imparare qualcosa e saper applicarlo. Quindi ci vuole una scuola. Non semplicemente professionale, come intende qualcuno, ma una scuola che viva la propria dimensione di lavoro come un, come dire, un luogo che permette poi di essere attivi, operativi, no? Quindi di applicare quello che si acquisisce. Ecco, io ne ho parlato tanto nel libro, cambiare la scuola si può, ecco, per me il modello, che poi è anche il modello del ministero, intendiamo, il ministero per tutta, fino alla secondaria di primo grado non usa mai la parola lezione, mai. Ecco, purtroppo ci sono queste maledette, dico così, pratiche inerziali sostenute anche da una certa cultura idealistica che continuano a propinare, no, la frontalità, no? Il passaggio pedissequo, no, di contenuti da una fonte insegnante a, come dire, di coloro che ne usufruiscono quasi come spettatori passivi. I ragazzi non ce la fanno più, hanno inventato lo sguardo catatonico per prendere in giro, no, questi fautori dell'antichità. No, quindi ti guardano mentre blateri senza neanche ascoltarti. Ecco, è un modello che in Europa resiste, in Italia e in pochi altri paesi. Insomma, cioè, la scuola è una comunità che apprende, che lavora sull'apprendimento. E quindi dobbiamo fare un salto, un passaggio. Io avrei voluto che il nuovo ministro lavorasse sulla formazione pedagogica degli insegnanti. Gli avevo mandato anche una lettera, ne abbiamo parlato con lui anche al convegno del 31 agosto. Resta un mistero perché
capire come dove finiranno i 30 miliardi destinati alla scuola. Io vorrei che almeno la metà fossero destinati alla riqualificazione del personale scolastico, importantissima, anche per avere degli stipendi migliori. E non va dimenticato che c'è come una sorta di accordo non scritto, per cui, ok, tu insegnante, sappiamo che non sei preparatissimo sul piano professionale pedagogico, quindi ti paghiamo poco, no? Una sorta così di, no, perché anch'io ho fatto l'insegnante, conosco queste dinamiche sotterranee, no? Ti facciamo fare 3 mesi d'estate, bel tranquillo, però tu non rompere le scatole sui soldi, no? Ti tieni un bello stipendio come una commessa al supermercato. Sto parlando dello stipendio di una maestra di primaria di prima nomina, e poi così. E questo è l'equivoco: cioè di non attribuire alla scuola in Italia il peso che merita, il valore che merita, quindi riqualificando gli insegnanti, dando una riconoscimento economico adeguato e creando le condizioni perché sulla scuola ci sia l'attenzione, no, dell'opinione pubblica, un desiderio profondo, perché da lì passano i nostri ragazzi, da lì passa il nostro futuro, altrimenti il futuro sarà solo questo pazzesco calo demografico dove appunto senza desiderio le persone e specialmente le donne non fanno neanche più figli. Già oggi una donna su quattro in Italia non fa figli. Ecco, cioè, viviamo come dire, con un fantasma che è questo, senza avere il coraggio poi di affrontarlo nel vero senso della parola. Ed è ovvio che uno dei passaggi fondamentali per uscire dalla restrizione demografica è appunto dare alle scuole il giusto valore, che è un valore anzitutto pedagogico, dove si impara, no? Dove si impara a stare con gli altri, si impara a diventare cittadini e si impara ad imparare, dove si ha metodo. Io, francamente, nelle scuole che seguo non chiedo di trasmettere contenuti, chiedo che i nostri alunni sappiano come dire, assorbire un metodo che gli permette di stare nella società, nella vita, di stare nel lavoro, di stare nel lavoro, sapere dove mettere le mani, non conoscere pedissequamente i contenuti. E questo è anche il bello della società moderna, dove chi ha metodo ha delle capacità superiori a chi ha semplicemente un contenuto. Grazie, professor Novara, per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti e buona scuola.